Stato fino a tutte quelle che sono state guerre che si sono susseguite nell'ambito medio orientale. E questi gruppi, queste associazioni sicuramente hanno ben presente che tutto quello che sta avvenendo in Oriente non è frutto di una improvvisa voglia di libertà, che in realtà di libertà non c'è assolutamente niente in questo, perché tutti questi paesi che hanno visto questa voglia di cambiamento, in realtà si è dato verso un cambiamento che è la distruzione di questi paesi, la fine della loro sovranità nazionale. Tutti questi stati sono tutti degli schiavi, sono di voi. Oggi sono paesi assolutamente divisi, che non contano nulla rispetto al panorama internazionale, dove vengono costantemente degradati le loro risorse ambientali, petrolifere. E tutto questo qui ha, secondo me, una grande responsabilità. Ha responsabilità, le solite responsabilità, quelle che hanno visto forse 60 anni fa, alla fine di alcuni dei nostri stati, la solidarietà dei nostri stati nazionali, e che oggi si ripercuote anche nel mondo arabo. Le responsabilità vanno alla Grande Finanza, all'Inghilterra, all'America, che comunque hanno sempre osteggiato una indipendenza del mondo arabo, quella bellezza del mondo arabo dove la convivenza è possibilissima tra l'Europa, tra l'Occidente e il mondo arabo, che comunque è portatrice di una grandissima cultura. Noi siamo fermamente convinti che in Europa siamo noi che dobbiamo governare, siamo noi che dobbiamo decidere il nostro futuro, che non vogliamo assolutamente nessun tipo di influenza di nessun tipo, di nessuna potenza internazionale né tantomeno finanziaria. E sicuramente siamo vicini a coloro che soffrono e a coloro che vogliono assolutamente essere autodeterminati e farsi governare dalla loro religione, dalla loro cultura, dalla loro tradizione, e non da un massimalismo finanziario, un massimalismo culturale che non noi, come a loro, sicuramente non appartiene. Buonasera a voi tutti. A nome di tutti i siriani residenti in Italia, voglio ringraziare cordialmente carissimi pacifici amici italiani, organizzatori di questo dibattito dedicato alla resurrezione della Siria. Tramite il ripristino della fiducia reciproca e della convivenza fraterna tra tutte le diverse componenti, attraverso innanzitutto il dialogo, condizione sine qua non per colmare divisioni e disaccordi, per fermare la violenza, lo spargimento di sangue, per porre fine a questa maledetta carneficina schifosa quotidiana. Nel dialogo franco, sincero, il mezzo migliore, direi unico, per la ricostruzione di uno Stato siriano ideale in tutti i sensi, migliore su tutti i livelli. Una Siria eccezionale, pacifica, prospera, indipendente, sovrana, una Siria forte, potente, superando tutti i complotti, tutte le trappole. Dunque, quella Siria storica, invisibile, fortezza, scudo e cuore della nazione araba, ponte tra l'Occidente e il mondo arabo. Venite da noi, noi possiamo dire che cosa è un dialogo interreligioso e cosa è la convivialità tra musulmani e cristiani siriani arabi in Siria. Noi non vogliamo incontrarci qui, negli alberghi, e anche in Francia, che pensano adesso si deve riprendere come armare la Mesa Suria, perché in Suria faqat tajid al-kanisa bi janib al-masjid. Perché in Siria? Perché solo in Siria trovi la chiesa accanto alla mosca. في سوريا فقط تجد مقابر المسيحيين إلى جانب مقابر المسلمين. In Syria, solo in Syria, trovi il cimitero dei cristiani accanto al cimitero dei musulmani.
musulmani che oggi hanno riportato la guerra tramite l'appoggio internazionale nuovamente, riprovando a riportare quelle che è una battaglia da parte della comunità internazionale in un'area geografica, quella mediorientale, in cui io sono convinto, come i ragazzi che fanno parte della mia comunità militante, che sono il motivo per cui non si è mai raggiunta una pacificazione dell'area. C'è sempre stato qualcuno che da fuori ha tentato di far conservare